Allora, buongiorno a tutti. E nel buio totale non si vede niente in questo particolare momento. E la luce è così. Va, guardate gli occhi di Alex. Va bene. Nel buio totale vi do il bentornato, bentornati su Man of Medan. Allora, la cosa che mi interessava, visto che non l'ho fatto negli altri episodi e l'ho fatto adesso per sbaglio, era puntualizzare questa cosa qua. Allora, innanzitutto questo del cappello che specifica che sul cappello c'è un nome che finisce per G e poi Medan dopo, scritto dopo. Ok, poi c'è il coltello della cucina, che Alex ha tenuto, d'accordo, giusto per fare un recap. Fliss ha trovato un altro coltello nella, lo sappiamo, l'abbiamo visto, nella stiva praticamente. Poi, sì, questa qua è che non ha fatto la decompressione, Giulia, vabbè, questo ha detto Brad di pensarci su prima di fare la proposta di matrimonio. E Alex ha preso il Banks, che vabbè, erano tutte cose che molto vecchie, quindi non c'entrano niente. Però la cosa più interessante era questa: finisce con la G questo nome e poi c'è Medan dopo. E cos'altro volevo vedere? No, c'era qualcos'altro perché che non trovo più, ovviamente, perché mi è stato detto dopo che ho messo giù quel log che abbiamo appena visto, quel diario con la descrizione degli ultimi eventi. Mi pare che abbiano, cioè, concluso con una tempesta la vita di questa nave, solo che ovviamente non lo ritrovo più. È fatto veramente male questo coso. Non si capisce, non si trovano le cose, non ci sono i nomi fuori, dovrebbero metterli, cioè avrebbero dovuto mettere proprio la descrizione dei documenti da fuori, così non si capisce niente. E infatti non lo ritrovo assolutamente, anche perché i numeri così non hanno molto senso. La dog tag me la ricordo, ma non ci. Ecco, questo qua è il cappello famoso, G. Medan. E forse questo? Oh, ecco, era questo che volevo puntualizzare, che praticamente davanti, io non me ne ero accorta, sulla copertina di questo diario, ma adesso lo guardiamo a questo punto perché non avevo capito questa cosa. Sulla copertina di questo diario c'è scritto: no, non è vero. Non è vero, dov'è che c'è scritto Medan e Oran? Non c'è. Vabbè, comunque, secondo loro. Davanti qui, ma forse è un altro che ho trovato con questa cosa sopra, perché c'è scritto appunto che c'è questa copertina con su scritto Oran Medan. E vabbè, io so già cosa significa, però non lo dico per non fare spoiler, però cioè. È interessante appunto che lo facciano presente proprio perché poi fa parte del gioco. Non so in che modo, però so che fa parte del gioco il fatto che questa parola Oran. Ah, tutto qui? Ero convinta che bisognasse andare di qua. E allora cosa abbiamo guardato a fare? Mamma mia, quanto è buio, quanto è buio. Va bene, niente, era l'unica cosa che mi interessava era quella, ma a quanto pare non è servito a nulla perché appunto non siamo venuti a capo di niente. Comunque c'era scritto Oran sulla copertina di quel diario e poi Medan. Ma non l'ho trovato la radio e non mi rompete le scatole. Ma non qua, aspetta, 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 ho sbagliato. Ah, vabbè, ok, bello essere così positivi, complimenti. Ha detto che non ha molte speranze che si sopravviva. Credo l'abbia detto Brad. Questo chi è? L'amico rapitore? Premonizione, va bene, loose cannon. Ah, ok, va bene, d'accordo. Allora, questo l'abbiamo visto, vediamo di qua cosa c'è. Visto che abbiamo due vie. Ma di qua c'è Brad, ok. E cosa posso? Niente.
Ah, basta saperlo, mi danno l'opzione, io ci provo, basta saperlo che non serve a niente, praticamente mi date soltanto una serie di vie, in cui non si può andare. Va bene, andiamo. Di qua? C'è qualcosa qui? No, ma figuriamoci. Qua c'è un'altra premonizione sul nostro futuro? No, è una mappa. Something's wrong here. Ma Yeah, guarda un San po', Francisco would be qualcosa crazy non to va take this qui. route. It's almost like they didn't want anyone to know they were coming. Like hide and seek out in the ocean. Non volevano che si sapesse che stavano arrivando a San Francisco. Ok. Da là a là. E quindi cosa hanno fatto? Hanno cambiato rotta? Vediamo se mi dicono. Ecco, a chart showing the ship's planned route. The ship was sailing from China to San Francisco. E perché avete detto che... Oh. Perché avete detto che non volevano che si sapesse? Hanno cambiato rotta, quindi. Però questo il documento non ce lo dice. La cosa più importante, scusami, la considerazione che hanno fatto è importantissima. Va bene, fa niente, non importa. Vediamo qua cosa c'è. Posso? Grazie. Bene, questo è breve. Beh, note? Niente. Dietro? Ah, Ship was ecco. blown E off perché? course, cloud cover was bad. They couldn't Allora, establish a position. tempesta pesante, siamo stati mandati fuori rotta, quindi è la tempesta che li ha mandati fuori rotta. La seconda stiva è stata allagata, eccessivi fulmini. Ok, non sapevano in che dove erano, in che posto erano capitati perché sono stati mandati lontano dalla loro rotta. Uncharted, quindi sì, incapace di stabilire la profondità dell'acqua, ricerca per un membro dell'equipaggio che è finito fuori dalla barca, a mare, la ricerca è stata cancellata e nuvole, e quindi non erano in grado di stabilire la loro posizione anche a causa della forte nuvolosità, ma le nuvole non stanno su in alto, sarà stata la nebbia piuttosto. Andiamo giù di qua. Fliss, basta guardare con la mappa, tanto non ci capisci niente come me. Dai. Ok, la nave, la radio l'abbiamo trovata, esatto. Qua il bigliettino che sarà importantissimo, perché qui è tutto importantissimo. Un altro memo. Ok, molti della ciurma sono morti. Questo è un tentativo di mandare un SOS. E poi sono morto. Ok, non so come ha fatto a scriverlo, però bene. Non tutti possono dire di riuscire a scrivere un messaggio così chiaro prima di morire. Sei tu? Poverino. Take a look. Ma non volevo! Hai fatto tutto da solo! Volevo Yes, ancora I did. guardarmi in Wait, giro! this thing actually still works? Look, radio Sono silence hasn't stupiti che changed ancora in 87 funzioni. years. As long as there's power, I'll give it a whirl. Bene, fai tu da solo. Ah, it's working! Ho capito, continua! Mi sa che funziona con le cose del passato. Military bandwidth. Let's ask them for help. Ma mi sa che mandate aiuto, cioè chiedete Hey, aiuto nel is anyone out there 1947. hearing this? Hello? Dai, mandiamo le coordinate, vediamo se If you riusciamo a can hear us, salvarvi. we're on a ship, an old freighter. Our coordinates are approximately 12 degrees 30 minutes south, 151 Le sa a degrees 20 memoria, minutes come fa? west. Please get here now. We need help. Secondo me stai parlando con gente del passato, però va bene. Che vediamo, We're l'abbiamo on this like old scoperto. freighter. We think the name of it is the Iran Medan. Ma siamo Hello? sicuri che è il nome è Hello? quello? Is anyone out there? Bah. Please come in. Il nome di questa nave, ho preso un trofeo, quindi sarà quello il nome della nave. Hey, come here, look. Chi c'è? Conrad?
Cosa avete visto? Posso saperlo anch'io? Oh, mamma mia, che fastidio. Sì, buttatevi, come ha fatto l'altro. Brad. Ma cosa vuol dire obviously? Non hanno fiducia in te, Brad, non vogliono farlo andare. No, no, aspetta, però voglio che muoia Alex, quindi andiamo noi. No, no, perché prima deve morire lui. Oh, brava, brava Giulia, molto brava. Brave, brave. Però Giulia non mi sembra poi così convinta, eh. Oh, continuate a... Ecco, continuate a... Ma è andata a finire in merda nel giro di 2 secondi e mezzo sta cosa, e non hanno neanche cominciato. E continuate anche a graffiarvi con sta roba tutta arrugginita, eh. Complimenti. Non pensavo fosse il nome della nave, Oran Medan. Perché quell'Oran, io so cosa vuol dire. Però, ma mi sembra anche logico, perché... cioè... titolo del gioco. Però vediamo, vediamo come si sviluppa. I'm okay. Ma stiamo cercando il generatore, non avevo capito. È vero che la radio ha perso energia lì. Ma cosa lanci? Ma cosa serve? Vabbè, l'accendino, ma funziona l'accendino qua sotto? E soprattutto, cioè, in generale, come fa a funzionare da secoli? Beh, c'è una lanterna, ovvio, ovvio, ovvio. Va bene. Chi teniamo noi? Giulia? No, teniamo Alex. Oh, che palle, vabbè, speriamo che muoia. Ma... Sta succedendo delle cose che non hanno senso. Allora, se tutto non deve aver senso, a me sta bene, perché a me piace quando le cose non hanno senso mai. Però qui alcune cose hanno senso e altre no, e non è giusto. Oh! Vabbè, senti, entriamo prima in quella stanza. Giulia, levati. Levati! Giulia! Porca miseria, questo pezzo qua non gli piace, si ferma, si frizza. Qua, devo controllare, ci sono un sacco di cose da controllare, c'è una cassaforte aperta in tutti i sensi. Oh, vediamo, un altro ufficiale medico che riporta qualcosa. Allora, hanno osservato... Ma più che osservazioni di medici, queste mi sembrano più tipo cose paranormali. Vabbè. Guardate, qua c'è un'investigazione su agenti chimici e biologici. Il nostro atto, limitato dal protocollo di Ginevra, esperimenti che non siamo stati in grado di... Descrivere investigazioni durante test, effetti su test su soggetti umani delle molecole di cristallo allucinogene Manchurian Gold, il nome in codice di queste molecole allucinogene. Vedete che è qualcosa di chimico, allora tutte queste allucinazioni non, mi sa che hanno poco di paranormale. Solo trigger, sì. Sì, triggerano significanti allucinazioni. Gli uomini sono altamente convinti di sentire e vedere cose che non sono lì. Ok, è intenso questo pericolo perché probabilmente incide anche sul corpo, perché se muoiono poi di paura addirittura vuol dire che incide sul cuore, chiaramente sulla salute. Poi, vabbè, avere allucinazioni sicuramente non fa bene neanche alla testa. Ah, ecco, arriviamo al litigio tra Charlie e Joe dovrebbe essere, no? Allora,
Ecco, Charlie ha mostrato segni di intossicazione. Ah, no, qui dice solo che era ubriaco. Private Anderson was engaging. Sì, stava litigando con un altro soldato che doveva essere giù. Un litigio da ubriachi. L'hanno arrestato e sono stati presi provvedimenti per assicurare che entrambi gli uomini fossero riportati alla nave, ma erano già sulla nave quando hanno litigato. Break 10 days approved. Ok, approvato 10 giorni, ok. Va bene. Cominciamo a scoprire qualcosa di quello che avevamo visto all'inizio, che evidentemente deve aver avuto un senso, altrimenti perché farcelo vedere? Qui che c'è di bello? 27. One day break, small items. Allora, sono stati trovati piccoli oggetti appartenuti all'ufficiale senior nell'armadietto di Miller. Gli oggetti sono stati riportati al possessore. Mercoledì David Davis ha oltrepassato. No, non ho capito questa cosa. Fund of Limits in cargo. Ah, ok, perché ha oltrepassato i limiti del cargo hold della stiva 3A, che non bisogna andarci, e non aveva nessuna ragione per essere lì, quindi è stato colto, insomma, nell'aver disobbedito agli ordini. Drunk and acting inappropriately. Chi era il brand? Louis Brand. Public intoxication significa che si è reso ridicolo davanti al pubblico per essersi ubriacato. È stato trovato ubriaco e stava agendo inappropriatamente per essere un ufficiale degli Stati Uniti. Ok, Robert Reed. Anche questo è stato trovato ubriaco, ma tutti ubriachi quando vi è stato detto di non bere, quindi probabilmente ha a che fare con questa storia delle allucinazioni. Forse non avevano bevuto affatto, sono semplicemente vittime di questo coso chimico che fa avere allucinazioni. Tutti così. Guarda, anche questo, Charles, eccolo qua, forse è questo. Esatto, siamo arrivati a Charlie, anche questo. Che stava agendo inappropriatamente e ubriaco, e poi, ma questi qua erano ubriachi veramente, però, perché erano lì alla fiera. E Joe, anche questo, è stato assegnato all'infermeria per avere un trattamento medico prima dell'internamento. Quindi anche lui era destinato ad andare in gattabuia per un po', però prima è passato. Ma perché prima è passato lì? Perché dovevano fare gli esperimenti sopra. Perché di base quello lì non era, cioè non aveva niente che non andava, era solo ubriaco. A parte che non so se era lui che aveva preso il pugno tra i due, no, non era Charlie che aveva preso il pugno in faccia, quindi semmai era Charlie che doveva essere portato in infermeria. Sick Bay, oh, guardate dove siamo, è qui da dove è partito Charlie, eccolo qua, qua c'è la foto del figlio, che non so effettivamente perché era qui. Perché questa era l'infermeria, perché gli hanno messo. Perché gli hanno messo la foto qui per farlo sentire a casa? Vabbè, qua c'è il cadavere che abbiamo trovato tanto tempo fa, forse adesso possiamo raccogliere il suo documento che non ci hanno fatto raccogliere la prima volta. Vediamo qua cosa c'è. Non c'era questo prima. John Patterson, e qua sono una serie di dati dei pazienti. Leggera ne neurosi, vabbè. Disability, ok. Va bene per il servizio, quindi è stato dichiarato agibile.
In 1 week, ok. Allora, ho visto l'ufficiale, il soldato Patterson oggi, che era in infermeria. Durante la visita ho osservato segni di severo distress, che consisteva, sì, in panico. Quindi l'ha osservato anche in altri soldati, questo panico. 25 anni, è di sana e robusta costituzione, non ha precedenti condizioni mediche e ha un'esemplare carriera militare. È stato in grado di calmarsi durante il nostro incontro. Vabbè, gli ha fatto dei test sul linguaggio, sulle reazioni, la memoria, la decisione e sembra tutto normale. Questo non è che dica molto. E sto Patterson, non mi ricordo chi è, ovviamente. Jesus, ma manca. C'era un coso lì, me lo ricordo. C'era una roba lì che non mi ha fatto prendere prima e non mi fa prendere neanche adesso. Cos'è successo nel frattempo? È arrivato il fantasma a prendere i documenti di sto tizio? Perché, cioè, da quella sera lì non dovrebbe essere cambiato niente, invece, ovviamente, non. Vabbè, io in questa stanza non ho capito nulla, così come non avevo capito nulla all'inizio del gioco. Tutto perfetto, va bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, Giulia. Adesso entriamo prima qua dentro. Boh, ma di là c'è qualcosa, fammi vedere, visto che stavi illuminando. Ti sposti, Giulia, mamma mia, guarda, guarda, è così, è immobile, è morta in piedi. Dai, andiamo giù di qua. È qua, boh, non mi ricordo, ma Charlie è passato, cioè Charlie, Joe è passato di qua, quando non mi pareva che fosse passato di qua. Quando è uscito dall'infermeria, boh, a parte che può essere che fossero allucinazioni le sue. Cosa c'è? Cosa avete visto? Io non vedo niente. Ah, ok. Hanno trovato la stanza del motore. Perfetto. Cosa c'è? Ah, è finita la scala. Vai, bravo. Si è spaccato una caviglia, però. Secondo me ti sei spaccato una caviglia. Come on down, ma magari lei si fa male. Non aiutarla neanche un po'. Mi raccomando, Sei un signore, Alex. Sei proprio un signore. Vediamo. Ok, ma quello lì è l'amico vostro, Perché non è che i rapitori sono spariti perché ci sono i fantasmi. Yeah, I think I'm actually seeing clearly for the first time in a while. Quindi? Nothing jumped out at me. Yeah, I think we're all going crazy. I think it's the fog that's causing it. Why would the fog make us go crazy? Maybe we're breathing it in and it's fucking us right the hell Metti up. insieme i pezzi, li ho None of messi this shit is insieme io tanto happening. tempo fa, puoi farlo This anche couldn't tu. have anything Stanno to do with the plane ipotizzando wreck, che sia guys. la. No, lui sta ipotizzando che This is sia such la a nebbia risk. che fa vedere le The whole reason cose. it even came out here was because the people on the ship sent out a distress signal. Ah. I guess by the time the plane got here it was too late. Everyone on the ship had lost their minds, so Ecco, they sta shut it down. dicendo che l'aeroplano che hanno Who trovato was loro thinking? probabilmente stava What the andando a fuck they salvare saw? questa nave Oh, dopo God. aver sentito All right, let's l'SOS, get going. però non ce l'ha fatta. E magari sono stati abbattuti perché questi qua avevano le allucinazioni e hanno pensato che fosse un attacco, magari. Vediamo qua cos'è. Sì, qua non si capisce niente perché, leggi, va. Van Linden Engine Works, Rotterdam. Ok, dall'Olanda. Va bene. E questa informazione è importante perché? Ok. Ci tenevano. D'accordo. No, aspetta, forse è di qua che si Do you chiude remember la what would have strada. happened if we went to Japan on vacation instead? Allora no, andiamo prima di là. Perché se qua dobbiamo andare, vorrei vedere prima cosa c'è di qua. Mi sa che si può andare anche di qua. No, non si può andare di qua, ragazzi, e qui non c'è nulla. Ah no, ma meno male, meno male, eh? Meno male. Che
palle, cosa c'è scritto qua sopra? Engine room. Ok, quindi vediamo cosa è successo qui. Che notizie ci danno? Hanno aggiustato la velocità del motore standard, velocità standard. Il luogotenente Young mi ha sollevato dal mio impegno, quindi gli ha dato il cambio probabilmente. Non ci sono particolari ordini, non ci sono problemi. Young era sobrio quando gli ha dato il cambio. Meno male, perché qui non si sa mai. E poi. Ah, ok, è stata ancorata la nave, sì, perché praticamente hanno spento i motori all'1:29, all'1:32 è stata ancorata e chissà perché. Si dovevano proprio fermare, si sono fermati per morire tutti. Bene, ok, mi interessava sapere questa cosa, evidentemente era molto importante perché mi hanno fatto venire fino a qua per trovare questa preziosa informazione. Va bene. Allora, proseguiamo e vediamo di qua che succede. Qua c'è qualcosa da schiacciare? No. Cos'altro? Che cosa devo fare? Di qua? Qua? No. Qua? Nemmeno. Va bene, bello anche questo spazietto. Ottimo. Niente, neanche qui. Qua ci sono degli armadietti. No, è un. Cos'è successo qui? Ma da dove sono venuta, ragazzi, adesso, con tutto l'affetto? Ma io mica me lo ricordo. Questa nave è un labirinto. Dai, vediamo che dobbiamo fare Found it. qui. Oh, thank God. It's working. Sei qua davanti da Yep, this is mezz'ora, the hangar. arrivato. Oh, l'ho Just throw the switch trovato. and let's get back upstairs. Tira, sì, ormai siamo qui e vuoi non Okay. fare questo Let's get back lavoro? up there. We'll have to find a new way up. Mi sa anche che non so neanche se ci tornate indietro. You have to help us. Do you read me? Please. Brad, sei rimasto qui da solo? No, beh, c'è Fliss. We are in danger, okay? We're in a real goddamn mess out here and we need help now. Over. Io sono di due idee: o stanno avendo delle allucinazioni che queste cose funzionino, oppure veramente c'è qualcosa di paranormale e queste cose arrivano dal passato. Perché, boh, a me sembra strano che gli rispondano così facilmente. E soprattutto non si chiedano perché arriva, una chiamata da Look at this. questa nave che They're ormai non everywhere. esiste più praticamente per nessuno. I bet the fisherman brought it from the Duke. You think it still works? Ed è normale che l'abbia messa Maybe a qui. few Hanno detto, meters higher above. We're portato taking i it with us. rapitori It's just gonna che slow us poi li down. chiamano i pescatori, ma sono rapitori. No, prendilo, sì, può servire, We should certo. take it. Parts of the ship Non are completely credo. underwater. Magari serve per esplorare cose sott'acqua, prendiamolo. Qui si è data la. Abbiamo trovato Conrad. La relazione si. La relazione si è updata per motivi stupidi comunque. Sì, ma non guardate neanche se è morto. No, ragazzi, ma non è possibile. Questi si stanno ammazzando tra loro i rapitori. Ma è morto, cioè, tipo. Se non è morto, non sta bene, chiaramente. Cosa gli urli a fare? Ma sei scemo? O sta avendo delle allucinazioni anche lui e pensa che sia vivo? Diciamo questa perché è vero.
Ma allora lo sa che è morto? Ma cosa sta succedendo? Ero convinta che avesse un'allucinazione, per quello gli stava parlando. E invece lo vede che è morto. What the fuck? No, sta avendo delle allucinazioni, chiaramente. Adesso prende il martello e spacca il coso della barca. Questa l'avevamo vista, questa premonizione, mi sa che si realizza. Ma io non voglio tenervi calmi, no, io vi voglio far scoprire, ecco. Che bello non dover fare niente. Adesso questi scappano. Ragazzi, purtroppo. Guarda come ti lascia indietro il tuo fidanzato. Oh, adesso c'è lo scontro con questo qua. Che c'ha un martello in mano che non è il massimo. Ma non è gold, mi dispiace. Mi dispiace darti questa brutta notizia, ma non c'è oro su questa nave, proprio no. No, io, guardate, io sto ferma, non me ne frega proprio niente. Niente di niente. Lo prendo con molta scioltezza questo gioco. Guarda lui come scappa avanti. Nel momento del bisogno. Come facciamo? Come la chiudiamo sta porta? Oh, bello, sì. Guarda, sì, regge benissimo. Sì, stiamo bene, tranquilla. Per adesso. Quello c'ha il martello di Thor in mano. Ah, li lasciamo così? Li lasciamo nella merda così? E adesso? Torniamo da Brad? No. Chi è? Ah, è l'altro. Ma io pensavo fossero tutti morti, sinceramente. Invece c'è ancora questo qui. Da dove è venuto fuori? Ma c'è ancora la bastonata che si è preso in testa da Conrad quando hanno litigato la prima volta. E continua a dire piano, piano. Vabbè, ma se hai delle allucinazioni sono problemi tuoi, eh. Senti lei com'è convincente. Perché? Adesso mi sa che cadi di sotto. Sei pronto per cadere di sotto? Sei pronto per cadere di sotto, Junior. Ma quindi questo è il fratello dell'altro? Perché si chiama Junior. Adesso arriva il fantasma a prenderti. Ah, ok, lui lo sa che non bisogna chiediamoglielo che non bisogna respirare la nebbia. E lui adesso gli chiede cosa fa questa nebbia. È vita. Ah, porta le cose in vita, anche quelle che non devono essere vive. E adesso è dentro di noi. Mi sa che ha capito più di tutti voi messi insieme. Quindi è una specie di possessione messa giù così. Potrebbe avere una spiegazione sia razionale che paranormale. Perché lui dice è dentro uno di noi e uno di noi è tipo come nella cosa. C'era qualcosa nella stanza prima? Sì. Nebbia? Lo sta assecondando. Dai, diciamogli che sì, l'abbiamo respirata tutti. Porca miseria! Oddio! Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Però non vale, l'unico stronzo che si è salvato è lui. Non vale. Che morte veramente così piatta.
Ma mi aspettavo molto di più. Proprio così, solo con un colpo di pistola. E va bene, ne abbiamo persi due. Ma quindi praticamente assecondarlo l'ha spinto a dire ok, sicuramente è uno di... E vabbè, ma cosa ti sei ammazzato a fare? Dovevi ammazzare loro due al massimo. Perché si è ammazzato? Che stupido. Vabbè. Poi perché ha scelto lei? Io non lo so. Boh, forse ha dato per scontato che noi fossimo gli unici a non avere ispirato la nebbia. Ma è una stronzata. Ma perché si è ammazzato? Perché ha ammazzato lei? Vabbè. Vediamo, magari c'è una Oh, spiegazione. come on! Dubito, però. It's like that fucking movie with the ship and the water. Way less dancing. God damn it! Don't I get a stunt double at least? Ma è impazzito seriamente o davvero ha detto queste cose? Cioè, è appena morta la sua fidanzata ed è qua che si fa le voci da This is solo. just riveting. Ma on, guys, vabbè. where are Meno male che gli voleva chiedere di Hey, sposarlo. what's happening? Is everyone okay? Guarda, sì, stiamo benissimo. Certo, sì, vai adesso, vai. Well, we gotta go down there and make sure everything's okay. Well, what's our play? I'll find them. Make sure they're okay. You stay here with the radio. There has to be a better idea. Ok. mi Let's sa stay di as no. far away from trouble as No, I fai can. andare anche lui I'll be che così back lo as soon as I find perdiamo the telegram. e Cool. ci manca solo che Good rimane luck. vivo solo Alex, Just keep your head down. Okay? eh. Boh, va anche lui. Vai. Ecco, con lui non si spacca niente, però va tutto bene. Va bene, allora, quindi dobbiamo rifarci tutta la strada alla ricerca del fratello perduto? Ma mi sembra diverso da prima, però va bene. Guardate, sono arrivata fino a qua, adesso vediamo se va avanti o se mi dice no, non posso andare avanti. Qua cosa c'è? Bene, beh certo, ovvio, ma ovvio che adesso devo tornare indietro dopo aver fatto tutta questa strada che mi ha portato al nulla assoluto. Bene, di qua c'è qualcosa? No, ma non c'è niente, figuriamoci. Che palle, ma sì, ma non è possibile avere tutte queste... questo tempo buttato via a esplorare zone che non hanno dentro assolutamente nulla. Di qua non c'è niente. Ok, perfetto. Non so neanche da dove sono arrivato, ovviamente, ma non importa. Andiamo giù di qua, perché mi sembra un buon posto dove andare. Sì, forse ci siamo passati di qua con loro. Non mi ricordo, qua c'è il motore? No, non è possibile che ci sia il motore di qua. Drop down, droppiamo. Tanto non possiamo andare da nessun'altra parte. Ok, prima o poi finirai su qualche scheggia bella grossa. Con sti piedi. E? Ah! c'era da caricare, sì. C'era da caricare moltissimo in questo pezzo. Mamma mia. Di qua c'è qualcosa. Ok. Era Conrad quello. Mi sembrava Conrad. Aspetta, aspetta, non ho finito. Voglio andare a vedere da dove è arrivato Conrad. No? Ah, è solo passato. Vabbè, niente. Che palle, anche quando deve far paura non fa paura affatto questo gioco. Proprio zero. Ah, che pure la location prometterebbe tantissimo. E non sono stati in grado proprio di scrivere una storia con abbastanza pathos dentro. Proprio, e i personaggi poi non ne parliamo. No, ma comunque qua con quegli altri due deficienti non ci siamo mica venuti. E quindi lui sta esplorando cose che gli altri non hanno manco visto. E qua che premonizione c'è? Ma chi sono questi? Sembrano quelli di Little Hope. Ah, ecco, avevo ragione. Mi hanno dato un assaggio di quello che mi aspetta se gioco a quel gioco. Lo porteremo anche quello perché è bello bello, eh. Io quello lì l'ho visto, ho visto dei pezzi, era veramente inguardabile. E magari è anche ingiocabile.
Magari stai allucinando, quindi può essere pure che non sia vero. Il topino era più bello, eh. Che cosa? Sì, vabbè, mi sono persa un sacco di cose indietro, ma veramente non ho voglia. Non ho voglia. Guarda, siamo arrivati, credo sia la 3A questa. Non è la 3A dove nessuno doveva entrare? Adesso guardiamo in giro se c'è. Se c'è un nome di questo posto da qualche parte. Chi è? What? Ma è il nostro amico rapitore? Sta facendo un rituale col martello? Non traducono niente per farci dispetto. Tanto non avremmo capito lo stesso. Ma questa qua è sommersa dall'acqua, eh? Sì. Ma che cosa è successo? Ah, era lui allora, ma almeno traducete quello che sta dicendo. Continuano a dirgli la sta cosa, ma lui invece vuole fare del male a tutti. Ma attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo. Scusa, attacchiamo. Dobbiamo perdere anche Brad. Facciamogli fare qualcosa di molto eroico. Prima di morire. Questo sta avendo delle allucinazioni pazzesche. Almeno ci apre la porta. Dai, apri, apri. E dai una martellata da sotto. No, non da sopra, da sotto. La devi aprire. Ecco, vabbè. Come bearing updated? Ma vabbè. Ah, ok, ha fatto entrare tutta l'acqua. Perfetto. E non sapevo che c'era l'acqua di là. Genio. Bravo, bravo. Ah, c'è sempre in mano quel coso lì della barca, eh. L'abbiamo preso, adesso non so se c'ho voglia di fare questa lotta. Guardate, eh. Si è bloccato qua. Si è bloccato qua così. Io veramente non lo spiace, ho sbagliato tasto. L'ho sbagliato proprio. No, non è vero, ho fatto assolutamente il quadrato, ma non me l'ha preso. È andata bene così. Non me l'ha preso neanche adesso. Cos'è? C'era anche lui. E probabilmente quando si è frizzato prima è arrivato Alex, ma noi non ce ne siamo accorti perché. Alex scappa avanti e poi dice agli altri: forza, muovetevi! È fantastico. No, non ce la posso fare, no, non ce la posso fare, ecco. Mi dispiace, non sono così veloce con i tasti. No, non è vero, ho sbagliato apposta. Potevo farcela, ma non ho proprio nessuna cura di questi personaggi. Voglio vedere se mi riesce di ammazzarli tutti. Questo non ve lo faccio prendere perché non ho voglia di vedervi tornare indietro con la barca, assolutamente. La porta 2 va chiusa? Siamo sicuri? Chiudiamo la porta 2. Forza! Not yet. Così. Chissà perché. Ah, perché forse nell'altro caso si sacrificava lui e rimaneva chiuso con questo dentro. Beh, se tuo fratello ti lascia morire, però è un fratello veramente. Guardate, non c'è nessuna scena di lotta che finisce, che riesce ad essere completata. È veramente patetica questa cosa. Ha un sacco di problemi questo gioco. Non me ne frega niente, non me ne frega assolutamente. No, no, non ti faccio, ma guarda, ma proprio zero. Proprio zero, per me potete finire tutti e due schiacciati lì sotto. Oh, perfetto, guarda, mi state facendo talmente incazzare, questo gioco mi sta facendo talmente incazzare che nemmeno mi godo i momenti delle morti di sti imbecilli. È veramente insopportabile. Mamma mia. Ma adesso vi massacro, vi massacro. Manca, guarda, forse, potrei salvare solo Fliss. Vedi quanta gente stai perdendo. Vai, 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 scappa avanti come fai tu di solito. Forza, vai, vai. Non c'è più niente da fare ormai, Alex. Dai, forza. Ecco, sei anche rotto quello, boh, a posto. Rassegnati alla morte.
tanto te l'avevo detto fin dall'inizio, sei anche quello che mi sta più antipatico e sei quello che sta sopravvivendo. Questo è ancora vivo? È bruttissima questa cosa, mi dispiace Brad, no, così, così è veramente brutto. Così è orribile, ecco. Mi spiace, no, questa cosa non te la meritavi. Mamma mia. Magari è ancora vivo pure Conrad, perché nessuno si è accertato della sua morte, hanno dato per scontato tutti che fosse morto. È sopravvissuto solo Alex adesso, vabbè, con Fliss, ed è una cosa vergognosa, perché l'ho detto fin dall'inizio che era quello che mi stava più sul culo ed è ancora lì vivo. È una cosa inaccettabile. Almeno è arrivata la mattina, eh? Ma io spero che non sia il finale questo, perché vi uccido tutti quanti così a parole, a parolacce. The Duke's not going anywhere without a distributor cap, so neither are we. Boh, hai detto quello che dovevi dire. Cioè, state sulla barca almeno e andate a mare così. Sì, lei sta dicendo la cosa più ovvia del mondo, cioè che senza quel pezzo lì non possono andare da nessuna parte. Ma e allora state lì a far cosa? È già tornato il tramonto? Ma adesso dovete parlare di sta cosa? Di quello che è successo sulla nave? Dovreste scappare in questo momento. Adesso stanno parlando di quello che vedevano, delle allucinazioni. Ma è morto anche tuo fratello, vorrei ricordarti, non soltanto la tua fidanzata. Adesso si sta disperando per la fidanzata. Oh, ecco, si sta dicendo tutte le cose giuste, tipo sono stato un coglione. Sì, hai detto troppe. Cioè, mentre parlano arriva la notte di nuovo. Bravi, bravi. E non avete fatto un cazzo tutto il giorno? Cioè, ma dai, per favore, si devono salvare la vita e stanno lì a parlare tutto il giorno sulla nave. Ma non ha senso, dai. Questo qua è vivo veramente, no? Ma perché queste inquadrature? Tanto adesso vivranno sulla nave per sempre loro. Adesso si ritrovano tutti i fantasmi. Ecco, va che bello. Con la grafica che si fa mano a mano, perché sto gioco ha un sacco di problemi. Mamma mia. No, ma seriamente, ragazzi, ma no, ma non ci credo. È finito sul serio. Oh, mamma mia. Guardate, se mi fate il copyright su questa musica, che adesso mi togliete tutte le mie considerazioni finali, vabbè che posso fare a parte e poi le metto sopra. Non è un problema. Eventualmente farò così. Cosa ci devi dire dopo tutto questo capolavoro? Ma guarda, mai nella vita lo rigiocherò questo gioco, non me ne frega proprio niente di avere altri outcome. No, per niente, ma io speravo peggio perché Alex è sopravvissuto. Oh, ragazzi, sono riuscita a far sopravvivere Alex e non lo sopportavo. Che fastidio. Cosa è successo? Certo. Se invece si fosse salvato, saremmo potuti andare via con la nave, cioè con la barchetta. No, assolutamente, le ho anche... non ero nel panico, le ho anche studiate le mie decisioni. Le ho proprio fatti morire per mia volontà. Va bene. Till we meet again, maybe in little hope,
Cioè, avevano già in mente di fare Little Hope quando è uscito questo gioco. Sono recidivi, cioè, li fanno uscire proprio con cognizione i giochi. Va bene, niente, basta. Direi che ci lasciamo qui prima che cominci questa musica canzone finale. Ragazzi, questo gioco non mi è piaciuto, ma mi sono divertita come al solito. E qui, vabbè, skippiamo, così almeno non rischiamo un copyright claim. Spero che basti, perché a volte il claim è anche su pochi secondi ed è veramente triste la cosa. Vabbè, nel caso li toglierò. Va bene, io vi saluto, ragazzi. Abbiamo completato. No, c'è qualcosa in più. C'è un pezzo finale. No, pure, li vanno pure a salvare. No, ragazzi, questo no. Non è giusto. Non è giusto. Li hanno pure salvati. No, non lo sappiamo. Che significa, quindi? Che devono distruggere la nave? Era da un po' che aspettavano. Ma questo elicottero è dei nostri tempi? A me non sembra. È dei nostri tempi? Dai, ammazzateli, per favore. Per favore. Sì! Oh, ragazzi, mi hanno sollevato il finale sul finale. Non me l'aspettavo. Bene, io che volevo salutare, pensate, mi sarei persa questa chicca importantissima. Bene, quindi il gioco è morto. Mi hanno fatto questo favore, poi adesso il nero totale per sempre. Non si può più... come lo levo? No, ha cominciato a caricare. Madonna, ragazzi, ma quanti problemi. Not a soul survivor. Ecco, era questo che volevo ottenere. Il trofeo che volevo era questo. Non c'è stato un solo sopravvissuto. Bene, grazie soldati finali. E del resto probabilmente era un qualche esperimento sta nave. E quindi andavano, diciamo, eliminati tutti i possibili, come si chiama, tutti i possibili testimoni. No, non so perché li hanno ammazzati, sinceramente non c'era nessun motivo per eliminarli, perché alla fine non sapevano neanche cos'era successo lì sopra. Quindi non me lo spiego, non mi spiego niente di questo gioco. Alla fine non è stato neanche detto questo Oran cosa voleva dire. So che vuol dire uomo, non mi ricordo in che lingua, però è proprio Man of Medan, quindi Oran of Medan, è quella la traduzione. A quanto pare era il nome della nave. Non ho trovato niente di quello che avevo, diciamo, letto sui luoghi, sui posti dove il gioco era ambientato, probabilmente perché certe cose non le ho fatte io, forse ci saranno da altre parti altre cose da scoprire e altre decisioni da prendere. Per me questa è la mia run e sono assolutamente fiera, perché se riesco a finire tutti questi giochi come dico io, e cioè anche Little Hope e House of Ashes con le morti di tutti i protagonisti, io posso ritenermi soddisfatta, come avevo fatto con Until Dawn, ho fatto con Man of Medan. Vi lascio e ci risentiamo ad un prossimo gameplay. Ciao!